Sì, quest'app si chiama Yetna, è gratuita ed è per iOS, cioè per iPhone e anche per Android. È un'app che ho voluto, diciamo, fondare, creare e attualmente anche la dirigo un anno fa circa, quando poco tempo dopo che l'Etna è entrata nella lista dei patrimoni dell'UNESCO. Quindi ho pensato di, da appassionato dell'Etna, ho pensato di fare appunto quest'app per permettere a tutti di avere sott'occhio, sotto controllo, di avere delle notizie, di avere anche degli aggiornamenti in tempo reale sull'attività vulcanica dell'Etna sul proprio smartphone come usa adesso. Quindi è un'app gratuita, non c'è neanche pubblicità attualmente ed è fatta solo per passione.